Ciao amici miei, io volevo fare un video molto breve sul concetto di malattia. Spero che questa cosa non desti inutili discussioni e spero che l'argomento venga compreso nella sua semplicità, ok? Che non si facciano polemiche inutili. Detto questo, la malattia secondo voi esiste? Allora, diciamo, prendiamo un attimo in esame il concetto di bene e di male, ok? Come essere sani e essere malati, il bene e il male. Il bene e il male sappiamo che nella misura assoluta non esistono. Quindi perché dovrebbe esistere la malattia in senso assoluto? Cioè la malattia nel senso una cosa negativa, un tumore, eh? Cioè si tende troppo a considerarla una cosa negativa senza che si capisca che cosa c'è veramente dietro. La malattia non è altro che un'alterazione dello stato di equilibrio della salute del corpo. Il corpo ovviamente ha un suo equilibrio di liquidi, di pH, di cellule sane, di batteri buoni e cattivi, cioè il bene e il male è anche nelle nostre cellule e ha un suo equilibrio. Quando questo equilibrio viene alterato, vuoi per l'alimentazione, ma non è sempre l'alimentazione, anzi, nonostante io difenda a spada tratta l'alimentazione vegana e le cure sceniche, eccetera, eccetera, io so bene che non è l'alimentazione la principale causa della malattia. Forse l'alimentazione è al terzo posto addirittura, perché al primo posto c'è la vita di relazione, cioè come ti rapporti col mondo esterno e cioè, perché il male te lo fai tu a te stesso, sei tu che con la tua testa ti condizioni, ovviamente anche per degli stimoli esterni, ovviamente, che ricevi, e quindi ti fai paradossalmente venire la malattia. Vi faccio un esempio, perché qua si potrebbe cominciare a dire: quando una persona ci fa soffrire, ok, questo è il mio caso perché sono magari molto emotiva, ci rimango male, o almeno in passato era così. Quindi si dice, soprattutto al sud Italia, ti fai il sangue amaro. Che vuol dire il sangue amaro? È il sangue tossico. Quindi sei capace tu col tuo stesso pensiero, quindi a livello psicofisico, te ti intossichi il sangue e di conseguenza il sangue passa per tutti gli organi, tende a inquinare e alterare quello che è lo stato di salute. Quando invece ci viene proprio una malattia o qualcosa di serio, il fatto è questo, che cioè non è una malattia o un tumore, è semplicemente un nuovo equilibrio che poi tenda più verso il male che verso il bene, quello ovviamente è scontato, però è semplicemente un nuovo equilibrio e bisogna pensare che magari quel tumore o quella malattia, se il corpo non l'avesse creato, tu saresti già morto adesso, perché il corpo ha bisogno di creare quel nuovo equilibrio, anzi il corpo cercherà sempre di proteggerti perché il corpo non vuole farti morire, ovviamente il nostro corpo, tutto il nostro sistema ha una sua intelligenza di fondo che non mira a farti morire, ma mira alla sopravvivenza, a costo di depauperare le ossa, quindi tutti i minerali, alterare il sangue, creare metastasi o piccoli tumori. Sapete, poi si dice che chissà quanti tumori a noi arrivano e se ne vanno durante la vita, cioè durante il corso della nostra vita ci si sviluppano talmente piccole ciste, microcisti, piccoli tumori, lesioni che neanche siamo a conoscenza perché poi la maggior parte di queste vengono normalmente smaltite, il corpo poi tende a ritrovare il suo equilibrio. Comunque non è l'alimentazione la causa prima, l'alimentazione può dare un aiuto nel senso, può dare una mano nel bene e nel male a uno stato che magari è già alterato o meno, non è l'alimentazione il punto di partenza è sempre qua. Quindi per questo, finalmente a noi vegani ci dicono sempre: ma mia nonna è campata 100 anni mangiando carne, latticine, uova e bevendo vino. Certo, può essere che la nonna o i nonni o i genitori di qualcuno abbiano avuto una vita lunga e senza malattie proprio perché avevano una salute a livello psichico che non li faceva ammalare nel corpo, avevano un loro equilibrio psichico. Io, per esempio, cioè, io mi posso ammalare vedendo già una persona che sta male o un animale che sta male.
Per esempio, cioè io sono capace di farmi venire un infarto proprio se qualcuno sta ma addirittura una malattia, perché me lo sento proprio che ah, come ve lo posso spiegare? Proprio a livello energetico sento questo scombussolamento. Io mi faccio il sangue amaro, per esempio. Ci sono quelle persone che sono in grado di rimanere fredde, impassibili di fronte a tutti gli eventi. Io invece me le accumulo tutte. E da piccola, per esempio, soffrivo di mal di pancia per il nervosismo. Poi, ovviamente, queste cose sono peggiorate nel corso della mia infanzia. Io ho avuto dei dolori e dei reflussi, cose esagerate, proprio perché no, ma non avevo nessun problema, anzi mangiavo abbastanza sano, non era quindi per l'alimentazione. Quindi questo breve video è per far capire il concetto di malattia, perché alcune persone poi siccome tendono a farcela pensare così, ci è stato quasi inculcato e imposto che la malattia è la malattia, cioè c'è la salute e la malattia, invece no, c'è un equilibrio del corpo che può essere al suo stato normale, al suo stato alterato, più o meno alterato, poi ovviamente c'è chi gli viene una semplice infiammazione, una cosa passeggera, un'influenza, eccetera, eccetera, e chi invece si fa venire addirittura un tumore. Ok, io non penso ovviamente che è Dio che te li manda. Penso che, beh, ci credo nella predisposizione genetica, ma io penso soprattutto che venga da qua. Con questo vi saluto, non creiamo polemiche inutili e se ne vogliamo discutere, discutiamo pacificamente nei commenti qua sotto. Vi mando un bacio e un abbraccio e non facciamoci il sangue amaro. Sarebbe da fare un bel discorsetto qua su alcune persone che ci fanno venire il sangue amaro, però sarà per un'altra volta. Ciao a tutti, alla prossima.